più 7% di fatturato, più 7% nell'occupazione, un 2018 che si chiude positivamente. Sì, diciamo che è un risultato che, considerato l'andamento generale dell'economia e poi il segmento di mercato dove operiamo noi, è sicuramente un ottimo risultato. Abbiamo avuto anche degli appalti persi, ma abbiamo compensato e siamo sul mercato cercando di fare una politica corretta verso i lavoratori, però non possiamo tirarci indietro dal confronto competitivo. Lei oggi all'Assemblea ha ricordato come Coseva investe, sviluppa, non vive di rendita. Sicuramente dobbiamo traguardare nel futuro non soltanto gli investimenti tradizionali, ma verso le nuove tecnologie. Stiamo fra qualche mese per inaugurare una sede nuova che ha tenuto conto di tutti gli aspetti migliori di impatto ambientale e di attrezzature informatiche e di comunicazione e quant'altro. La strada è quella lì, per forza di cose è un treno che non si deve perdere. Tra le novità, un'assemblea simulata a Roma, un altro esempio della sensibilità che Coseva ha verso i soci. Sì, la simulazione di un'assemblea separata prevista dal nostro statuto, ma ad oggi non ancora attivata in quanto non obbligatoria, però la cooperativa ha i suoi soci su un territorio che va dalla Liguria al Piemonte al Lazio e quindi trovare formule, strumenti, sistemi per coinvolgere il più possibile i soci, farli partecipare all'assemblea di bilancio, soprattutto per quelli che sono distanti da noi, è una cosa che vogliamo assolutamente attivare. La simulazione è andata bene, è stata molto partecipata e molto gradita da parte dei soci romani.